Salve a tutti ragazzi, questo è il mio primissimo video su PlayStation 4 in cui tratterò dell'ombra di Mordor per due video più o meno. Questo gameplay sarà un video cazzeggio visto che ho completato tutto l'ombra di Mordor, ovvero il Signore degli Anelli, ma a breve comincerò Assassin's Creed Unity, ovvero quando uscirà. Farò uscire due o tre video a settimana, o anche uno o due, il mercoledì e la domenica di solito. Questi video saranno della durata di 10-15 minuti e quindi vi prego di supportarmi, visto che è l'inizio della mia avventura, chiamiamola così, e quindi spero che vi piaccia. Allora, in questo momento dovrò semplicemente uccidere i tre capitani della missione speciale, ovvero la Legion Edition, quella di cui non sapevo neanche dell'esistenza, perché io sono un genio, visto che non ho letto nelle istruzioni. E ho ottenuto così anche il vestito del Ramingo Oscuro. Ma semplicemente quindi dobbiamo fare queste missioni principali, dopodiché farò anche la lotta per il potere, visto che non ho mai completata. Adesso andiamo a fare la seconda missione. Piace trovato. Ciao. Ma stai zitto. Ciao. No, la gola non ti serviva, fidati. Così sei molto più bello. Come sei diventato sexy con quella mano sulla faccia. Sì. Come si imposta quest'uomo? Sì. Uruk, Homo, quello che è. Sembra Shredder, sì. Con le orecchie a punta. Ciao. Mostrami che sai fare, Dark. Voglio divertirmi. Io dove ti faccio un lap dance, dai. Adesso è un nuovo cuore. Vedi i lati positivi. E anche la seconda è completata e... No, la runa, grazie. La runa. Vieni qui, cucciolotto. Com'è tenero questo cucciolotto? Lo chiamerò... Bobby. Andiamo, Bobby. Eh no, Bobby, la nostra collaborazione è finita, devo usare il teletrasporto. Io adesso... farò la nuova modalità, cioè la sfida per il potere. Comparso Talion? Ecco. Sai, la gente si preoccupa quando si vede scomparire davanti. Prova di guerra, allora, la prova di guerra, una volta completata la prova di guerra, nuovo punteggio, classifica e sì, tutto quello che vuoi. Quindi la prova generale, facciamo una prova generale. Mettere minacce di morte aumenta per poter bersare. Stavo leggendo. Stronzo. Uccidi 3 comandanti e 10 capitani a caso. Così. 3 comandanti e 10 capitani a caso. Giovanni. No, è Shaq. Andiamo dal decapitato, dal coso, andiamo. Certo che quando fai salti questo taglio non sembra Heidi. Sembra di correre tra le... Ciao, no, non mi hai visto. No, non mi hai visto. Zitto. Cosa? Ma vaffanculo. Ho già perso? No, non ho ancora perso, però. Ho fatto una grandissima figura di cacca. Bene. Sali, che cazzo ti costa salire tutto all'indietro? Oh, ciao. Vieni qua su, bene. Prima di ucciderti ti spezzo le mani. Non credo. Comunque. Oh, sei un capitano. Il boio. E tu mi spieghi come dopo una coltellata allo stomaco così sei ancora vivo? Se poi riesci a spiegare, ok. Ma vaffanculo. Ragazzi, questa non è un'orgia. Sentite, non è un'orgia, sto soltanto cercando di uccidere il vostro capitano, mi togliete dalle palle? No. Vabbè. Tu vieni qua. Forza. Fermo. Grazie. Ma si decide a morire o no questo?
Allora, faccio così. Non rompere il cazzo, cambia palle, quello che sei. Io non ti ho fatto niente. Adesso muori. O non muori. Sta a te. Io non credo, comunque. Tipo, adesso, secondo te, la mia vita che sta per finire? No. L'unico brutto problema di questo gioco, visto che a me piacciono molto i GDR, gli RPG, è che non si possono cambiare le spade, i vestiti, le armature, non si può fare quasi niente. Meno che, a parte prendere rune e aumentare di livello, queste cose qua a base, diciamo. Io ti schivo la freccia rallentatore perché sono troppo pronto. Okay. Schivato. Crepa per l'amor di Dio. Assaggia la mia lancia. Ah, se fa. Ecco. La testa. Come bello. Ciao. Stai a terra, frocio. Ecco, fa montalo così, bravissimo. Ma ti vuoi togliere? No, non volevo prendere. Raccogli che ci togliamo dal cazzo. No, stavo scherzando.